Ciao a tutti ragazzi, eccoci a un nuovissimo video, sono Cridox. Oggi siamo qui su un nuovo quiz chiamato Scegli un average e scopri la tua percentuale di pigrizia. Ok, sono le 3, ok, siamo tra 4, mettiamo le 4 inizio compiti, sì, aspetta un po', sto un po' su Instagram, ci sta sempre. Oh, ma che ore sono? Cazzo, è la 8! Vabbè, si studia domani. Semplice. Ho notato questo quiz che mi interessava, e come voi sapete io porto sempre quiz perché trovo che siano divertenti, carini, e che possono anche interessare a molti di voi, perché io riscontro dai like, dai commenti che mi piacciono questi tipi di video. Ma tralasciando ciò, iniziamo subito col video. Inizio. Si parte, scegli il primo emoji, ma la prima emoji, io l'ho sempre chiamata al femminile. Pinocchio, no. Sherlock Holmes, no. Questo è un quadrantissimo, questa è la scimmietta tipo, mettete così. Ed è questo, tipo scioccata, no? Raga, cioè, non è che hanno una logica come gli altri, questo è tipo un po' come la simpatia, ragazzi, come viene. Il tuo livello di follia, no. No, questo è un secchione, quindi non può essere folle. Questo è un festaio, ci potrebbe stare. Questo è It, l'emoji di It. Direi questa, raga. Attenzione, ragazzi, terza emoji. E qua, attenzione. Ritroviamo qualcosa di nostra familiarità. Sicuramente capirete a cosa mi riferisco. PlayStation 4, PC, Xbox, console, videogiochi, mentre YouTube tale. Io sono YouTube videogame. Sì, esattamente quello. Quindi, raga, cioè, io per forza questo lo scelgo. Voglio, cioè, per forza, raga, cioè, io faccio il gameplay. Cioè, io faccio gameplay. Che però non lo metto. Non lo metto questa emoji. Ora è il turno di un ora è il turno di un emoji animale. Io sempre lo chiamo femminile. Infatti viene a dire, ora è il turno di una emoji. No, un emoji. Papà, lasciamo stare. Gufo, panda, polipo, dinosauro. Allora, il panda è bellissimo. Il gufo pure, quindi direi tra questi due, anche se il T-Rex è figo, però io direi più il gufo, poi gira durante la notte, sempre il gufo, il saggio, queste cose così. Tu quando hai 37,3 di febbre, poi perché 3, mezzo mi piaceva, e non vuoi andare a scuola. Ragazzi, qua è un cliché che noi maschi, cioè c'è questo luogo comune che poi... Se è vero o falso, lasciamo intendere a chi di dovere. Che noi maschi, praticamente, appena abbiamo 37 di febbre, ci sentiamo male, tipo... praticamente morti. Io direi rosso, con le guance rosse, tipo il coso della febbre. Guardate, ho la febbre, mi dispiace, non vado a scuola. Mi dispiace, non posso dire. C'è le interrogazioni di inglese? Ah, sì, no, mi dispiace, mi spiace, ho la febbre, non posso venire. Però te lo assicuro che ho la febbre, ti assicuro. Altro giro, altra emoji. Ma io quanto mi triggera questa cosa che non è femmina. Allora, questo lo so sempre io. Questo, proprio per niente. Il pugno tantomeno. E questo slang. Quindi io direi questo. Di per vittoria, per tutto quello che consegue, perché ha 37.000 significati diversi questa emoji. Attenzione, qua possiamo trovare, scorgere diversi tipi di alimentazione. Abbiamo la burger, quindi l'America. Abbiamo il sushi, quindi il Giappone. Ma abbiamo anche la pasta, che è, cioè, è italiana. E poi abbiamo uova, che non so quale, cioè, da che parte vengono le uova, così. Non lo so, io le mangio, non mi faccio domande. Questi tre li riconosco, quello no. Comunque, io da italiano dovrei scegliere la pasta. Il sushi non l'ho mai mangiato. Ma poi ci sta anche l'hamburger, che l'hamburger io lo adoro, l'hamburger, ragazzi. Gli hamburger sono proprio la favola. Però, sia da un lato prettamente nazionalistico, cioè proprio viva l'Italia, viva la cucina, perché ragazzi l'Italia ha la migliore cucina praticamente, quindi lasciamo stare tutti i discorsi che sto facendo, scegliamo la pasta. Ah bene, sei prima il 70%, che si avvicinava abbastanza alla realtà. Vediamo che ci dice.
Ok, sei molto prigo. Partiamo benissimo. Ma in modo totalmente casuale hai anche degli slanci avventurosi con cui riesci quasi a... vabbè ragazzi, non ce lo riesco a leggere. Ok, sei molto pigro, ma in modo totalmente casuale hai anche degli slanci avventurosi con cui riesci quasi a stupirti da solo. E questo è vero, perché io ci sono giornate in cui non voglio fare niente, giornate in cui faccio qualcosa, e giornate in cui sono super produttivo. Cioè, non si capisce il come, non si capisce il perché, ma succede. Mi raccomando ragazzi, se anche voi siete così, scrivete qui sotto nei commenti come vi reputate voi, se al 50, se al 70, se al 30. Mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti la vostra esperienza e quanto siete pigri. Mi raccomando, anche fate questo quiz perché è carino. Boh, ci sta. Ah, disclaimer, non è che io partnership con Nickelodeon o cosa del genere. Io questi video li faccio solo perché mi piace. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per i prossimi video. Attivate la campanella per ricevere le notifiche, visto che YouTube non la manda quasi mai. E se non l'attivate, ne manca ancora di meno. Lasciate like, commento questa mail, c'è un prossimo video. E ciao a tutti.